Thank you.
Sarà un bis non aggiunto, ma a completamento, perché come si dice nel programma, i pezzi erano tutti intorno alla figura di Clementi e a un famoso pomeriggio nel palazzo a Vienna, in cui Clementi e Mozart si confrontarono leggendo musica di Paisiello, improvvisando ed eseguendo le composizioni che ho appunto eseguito in apertura di programma. Si sa da commenti che Clementi apprezzò Mozart anche come andava vestito, più che altro. E Mozart scrisse nelle lettere, però privatamente, delle frecciatine su Clementi che era bravo solo a suonare le doppie note, le cosiddette terze, appunto, quando la mano invece che farne una ne fa due rapidamente. E fin qua quello che normalmente si dice. Adesso vorrei eseguire un bis in tre frammenti. Sono dei pezzi che in programma non avrebbero avuto un buon posto, però se non in un gruppo che ama la musica antica dove, si tratta di due preludi di Clementi, dove Clementi scrisse dei pezzi dove imitava la musica di Mozart e la musica di se stesso. Si imitava da solo, alla sua stessa maniera. Poi aggiungerò ancora un ultimo frammento, non è completo, è un inizio di sonata, pochissimo conosciuta anche perché appunto è un frammento di pochi secondi, che Mozart iniziò a scrivere imitando Clementi. Questo è il primo preludio di Clementi alla Mozart. Thank you.
dove Mozart imita Clementi. Si racconta una volta che Mendelssohn era a casa di Robert Schumann, la cui moglie, come si sa, era la più grande pianista di metà Ottocento, e quel pomeriggio non voleva suonare. La signora Schumann voleva stare tranquilla a casa sua. Mendelssohn iniziò a suonare un adagio di Beethoven, interrompendosi a metà, e lei ne ebbe talmente tanto fastidio da dover raggiungere il pianoforte per poterlo completare, anzi completò la sonata. Più o meno per lo stesso motivo, per non rimanere con un frammento, adesso vorrei eseguire un pezzo che col programma non ha niente a che fare, anzi ero molto indeciso se eseguire una trascrizione di un madrigale di Gesualdo oppure una toccata di Rossi per organo. Questo perché abbiamo ascoltato molta musica antica, diciamo anche con una attenzione a quella che poteva essere una pronuncia informata sul modo di eseguire la musica antica, ma su uno strumento moderno. La caratteristica del pianoforte, infatti, è anche quella di essere uno strumento, diciamo, piuttosto duttile. C'è qualcuno che l'ha usato come strumento con quelle determinate caratteristiche, ma soprattutto lo si usa perché per quantità di dinamica, colori, suoni, può dare l'idea di uno strumento antico e quindi è usato spesso per la musica per clavicembalo, per fortepiano, come in questo caso. E quindi adesso vorrei eseguire questa toccata che in realtà è per organo. Ed è una toccata particolare perché, essendo pienamente barocca, ha un finale cromatico dove il suono del pianoforte veramente non diventa neanche più organo o clavicembalo o antico. Diventa una cosa molto astratta perché sono dei cromatismi con degli intrichi armonici molto caratteristici. La vera meraviglia barocca che deve lasciare veramente non dove la musica ha preso, ecco.